Buongiorno, io sono Biagio, titolare della baracchetta e mi appresto a fare la focaccia col formaggio tradizionale di Recco. Si parte dagli ingredienti che sono farina, olio, acqua e sale di partenza, in queste percentuali qui. Un chilo di farina basta un po' meno di mezzo litro di acqua, un mezzo decilitro di olio, un po' di sale quanto basta, impasto bello morbido. Impastato si lascia riposare per una mezz'oretta, poi si formano delle palline, con un chilo di pasta ci escono 3-4 palline. Io faccio una teglia di 60 cm, quindi ci metto 8 etti di stracchino, così non sbagliamo il tiro. Il stracchino, latte italiano al 7% degli invernisti, io la preparo come l'abbiamo sempre fatta anticamente, in una teglia di legno con la polenta per far scivolare il prodotto sulla piastra del forno, tiro una sfoglia piano piano per farti vedere meglio. Si fa così, tipo rana, si allarga bene e si stende. Ci mettiamo lo stracchino. Dopo questo lo stracchino ci facciamo un'altra sfoglia un po' più sottile sopra. Questa è l'altra sfoglia, tanta fatica per non romperla, e adesso invece ci dobbiamo fare i buchi sopra, nel senso perché il formaggio contiene anche una percentuale di acqua, se fosse chiusa gonfia e non la mangi più. Facciamo il bordino, poi ci va un pizzico di sale e olio di Recco e li inforniamo così 6 minuti a 275 gradi 80 ed è cotta, e poi ce l'andiamo a mangiare. Da 55 adesso faccio sempre la focaccia col stesso sistema, stesso metodo, cambiano i forni, forno a legna, forni elettrici, tutti i sistemi del mondo, ma però gli ingredienti devono essere il massimo della qualità. Con tutti i prodotti del caso, in qualunque posto puoi fare la focaccia col cuore.